Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti da Sephora, Sephora. Allora, ho fatto degli acquisti e sono stati fatti questi acquisti prima di tutti quelli belli scondi che poi c'era una box in regalo e tutto. Perché a Stefania ci mangiavano le mani, e sono andata nel sito, poi mi mandano delle mail, mi mandano delle notifiche nel cellulare, dove ci sono gli sconti, 20%, 10%. Siccome mi hanno detto dobbiamo far girare l'economia, automaticamente io eseguo gli ordini e facciamo girare l'economia. E quindi ho fatto un ordine, poi alcune cose le ho prese direttamente allo store e ve ne faccio uno completo, perché sennò ciao. Ho preso delle cosucce. Allora, per prima cosa ho preso delle cose online e vi faccio vedere la mia disgrazia. Ho preso un ombretto ed è tutto sfracellato. Questa è stata la mia prima sfracellatura di Sephora, ma mi hanno rimborsato il costo dell'ombretto e amen. Poi cercherò di ricompattarlo, se non ci riesco lo frantumo e lo utilizzerò, proverò a fare qualche cosa. Non ve lo swatcho, questo è il numero 19 o baby. Poi andiamo avanti. C'erano, come vi ho detto, degli sconti e io ho voluto prendere delle cose, soprattutto perché sono in fissa con le matite nere, lo sapete tutti che sono in fissa con le matite nere, e ho preso questo set che poi vi metterò il prezzo direttamente, ed è un set di Collistar dove trovate una matita nera, uno struccante bifasico e il mascara, che dicono che è un ottimo mascara. E quindi ho detto, perché non prendere proprio il bifasico, è 50 ml, vedete quello che si shakera, ed è 50 ml. Poi abbiamo il mascara che è decantato da tutti, ed è un mascara a volume, ed è questo qui, non lo apro perché ho altri aperti. E poi quella che a me interessava di più era la matita nera. Ovviamente vi farò sapere come mi ci trovo, e se mi ci trovo bene prenderò o questi set perché costavano poco, oppure direttamente la matita. Se non mi sbaglio, la matita me l'ha consigliata la Lizzy, non so se è giusto, vi farò sapere. Poi, sempre per colpa della Lizzy, vi faccio vedere due prodotti che ho acquistato sempre per colpa sua. Uno è questo ed è un ombretto di Sephora, questo è il numero 27 Fool's Gold. Non l'ho ancora aperto, vedete un po' voi. Aspettate che lo apriamo, ovviamente. Non l'avevo nemmeno ancora aperto. Cioè, pensate come sono messa. Dovevo fare dei video, infatti il make-up è quasi simile, no, quasi, è simile agli altri perché non ho avuto veramente tempo. L'ombretto è questo. Molto, molto bello. Bello, è tipo cremoso, tipo pigmenti, wow, guardate nel dito com'è. Non l'avevo ancora nemmeno swatchato, bellissimo, questo dovrò fare un make-up, lo dedico a lei. E questo è lo swatch, lo vedete? Guardate qua, bello, bello veramente. E quindi lei mi ha detto, guarda Stefania, è bellissimo questo ombretto, sicuramente un giorno lo prenderò, fammelo vedere. Ok, l'ho preso. Poi, sempre la Lizzy, ovviamente per i danni c'è sempre lei nel mezzo, nel video dove lei mi faceva tramite l'audio il make-up che dovevo realizzare, realizzo un make-up tramite i vocali della Make-up Angels, lei mi aveva parlato di una palettina di Kat Von D, che Vid Beauty ora è, Alchemist. Mi fa, Stefania, prendi questa palettina di qua e di là. Le ho detto, guarda che io non ce l'ho. Ma come non ce l'hai? È bellissima, è stupenda, quando poi la prendi, eccetera, eccetera. E quindi cosa ho fatto? L'ho presa, quindi è colpa della Lizzy. Andate tutti nel suo canale e rimproveratela. E ditegli, non istigare più Stefania. E quindi ho preso la palettina, questa è la palettina con la
questa qua, molto molto bella con tutti questi ghirigori, molto molto carina. E aprendola abbiamo uno specchio e poi abbiamo tutti questi illuminanti. Devo dire che sono molto molto belli e quindi ovviamente non potevo non prenderli. C'era uno sconto e fortunatamente l'ho presa, però quando sono riuscita a prenderla con lo sconto, poi hanno fatto un ulteriore sconto, quello del 25% se non mi sbaglio, e la potevo prendere anche di meno perché c'era la promo che veniva di meno, ma non facevano le spedizioni, nel senso la dovevi andare a prendere allo store, ma facendo l'ordine o li mandavo a casa o li mandavo allo store, quindi non la potevo prendere lo stesso e quindi l'ho presa direttamente lì. Un'altra palettina, sempre per quanto riguarda Kevy Beauty, era scontata, Kat Von D, era scontata e quindi l'ho voluta prendere. Ha dei colori molto molto particolari, infatti per questo mi ha colpito tantissimo, ed è questa, ed è bellissima, ed è la Vegam, ed è molto molto bella, a me non piacciono i colori. Qua c'è uno specchietto e qui abbiamo tutti tutti i colori. Ed è bellissima, bellissima, bellissima. Sono in fissa con questi colori. Non vi so dire com'è perché non l'ho nemmeno swatchata, ma spero di utilizzarla anche questa in vostra compagnia perché sinceramente mi ha molto incuriosito. Poi costava poco e avevo visto gli swatch e quindi l'ho presa. Sempre per quanto riguarda, facciamo girare l'economia. Poi, mentre c'ero lì allo store, ho preso il mio. Avevo preso un fondotinta e in più la commessa mi aveva dato un campioncino. Questo fondotinta era per quanto riguarda il regalo di compleanno, quindi i 30 euro del regalo di compleanno. Essendo una Sephora Gold, voi quando fate il compleanno avete 30 euro a disposizione che potete spenderli in qualsiasi marca voi volete. Niente, mi aveva dato il campioncino era sbagliato. Non mi piaceva assolutamente come mi stava, non mi piaceva addosso, non mi piaceva. E quindi ho chiesto alla commessa se potevo cambiarlo. Ovviamente c'è stato il lockdown, quindi c'è stato il Covid, quindi nessuno poteva andare allo store e loro mi hanno mandato l'email. Mi hanno mandato l'email che quando avevo la possibilità di andare allo store loro lo cambiavano e quindi ho cambiato e ho preso questo, il Forever Dior, questo qui, 30 ml, la colorazione è 1,5 N. Lei me l'ha provata e mi sembra buono. Ovviamente anche di questo è il campioncino, ma sinceramente di andarlo a cambiare non riesco. Perché la mia amica mi ha detto che forse è leggermente più chiaro del mio colorito, ma non mi interessa, lo scurisco un pochettino oppure gli metto qualche terra, qualche cosa. Il packaging è questo, è adatto a pelle matura, è abbastanza, non dovrebbe essere abbastanza cremoso, perché io l'avevo chiesto proprio per una pelle secca, e ha un SPF 35, che è una cosa che a me interessa. E niente, a 30 ml l'ho detto e questa l'ho presa. Poi l'ultimo prodotto che vi faccio vedere, se non mi sbaglio, devo far vedere anche questo. Sì, un altro prodotto che ho preso direttamente questo allo store perché sono due qui. Infatti, quando ho preso Dior, ho preso anche questo che l'avevo visto su Giulia Cova ed è un set di Mercy Andy dove ci sono tre prodotti. E vediamo se c'è scritto qui. Vabbè, apriamo. E sono degli step. C'è un beauty set dove c'è primo step, secondo step e terzo step. Il primo è un clean, quindi un cleanser. Dovrebbe essere questo. Sì, questo è un cleanser, quindi dovrebbe essere un sapone. Vediamo, lo apriamo. Sì, si apre così. Che cos'è? Ah, è uno stick. Vabbè, questo è uno stick che dovete metterlo sul viso, che
che lo mettete sul viso. Poi abbiamo una moisturizing idratante, quindi una crema idratante che dovrebbe essere questa. Moisturizing Face Gel, sì, in gel, che è questa qui. Molto carina, sì, è in gel. E poi in più c'è il massaggiatore, tra virgolette, quello per utilizzarlo sul viso quando mettete le creme e tutto, vi fate i massaggi. Sinceramente avevo visto sempre prezzi esagerati, ma questo è costato, se non mi sbaglio, sulle 20 euro. Non voglio essere convinta al 100%, comunque dovrebbe essere sulle 20 euro. E quindi è stato un ottimo acquisto, ottimo, ottimo veramente. Poi la commessa, gentilissima, perché con il cambio c'è stato un po' di fastidi, mi ha dato una CC cream della Face D, che sarebbe questa. Poi mi ha dato questa, una crema moisturizing della Belif, che è questa. E poi mi ha dato un campioncino di Ultra Idol, Ultra Wear, Line Rose, ha un, dovrebbe essere un fondotinta, sì, un fondotinta della Lancome, che è questo. E poi vi faccio vedere anche un altro acquisto che avevo fatto un paio di giorni dopo, quando sono ripassata da Sephora. Avevo fatto un altro acquisto dove ho preso i patch, quelli sotto gli occhi del Patchology, che anche questi li ha nominati tantissimo Giulio Cova e si è trovata benissimo e quindi l'ho voluto prendere. Sono della Patchology ed erano scontati e quindi li ho voluti prendere, sono in questa busta. Poi ovviamente li utilizziamo insieme e vi farò sapere ovviamente se mi ci trovo bene oppure no, ma poi ovviamente ve lo dico mentre faremo il video. E poi ho preso un set che sarebbe questo. Infatti questa crema la sto trovando dappertutto, nel senso la stanno regalando proprio per farvela provare. E ho preso questo set della Fresh, come si vede qua, della Fresh, e dove abbiamo uno struccante viso occhi alla soia, che dovrebbe essere questo, struccante viso e occhi, che è questo. Poi abbiamo una maschera viso scrigno di giovinezza e fiori di loto, che dovrebbe essere una maschera, quindi questa qui. Poi abbiamo una crema viso e una crema notte. Questo è tutto il set, ve lo faccio vedere anche se riesco togliendo la scatola. E questo set era anche questo scontato. Io ovviamente li prendo tutti con gli sconti, non acquisto a prezzo pieno perché non ne vale la pena sinceramente. E questi sono tutti i prodotti. Allora, questo qui abbiamo detto che è uno struccante viso. Poi questo è una maschera di giovinezza fiori di loto. Poi abbiamo una crema notte e una crema giorno. E questo è un set, ve lo potete portare anche al mare, in piscina, è un'ottima alternativa. E quindi proveremo anche questo. Sono molto molto curiosa di provare tutti questi prodotti, perché sinceramente quando mettono questi set vi danno la possibilità di provarli ed è un'ottima cosa, veramente ottima ottima cosa. Niente ragazze, per quanto riguarda questo video è tutto. Se avete utilizzato questi prodotti che vi ho fatto vedere, scrivetemi un commentino sotto e ditemi cosa ne pensate. Io per quanto riguarda Sephora, con l'ombretto rotto, ovviamente loro hanno voluto la foto dell'ombretto, che ancora era sigillato, infatti proprio dov'è l'ombretto? L'ombretto è sigillato. Non mi ricordo ora se l'ho aperto, sinceramente. Comunque le ho mandato la foto che l'ombretto era sigillato. No, adesso è aperto. Adesso è aperto. Comunque gli ho mandato la foto che era sigillata e tutto. Loro non hanno voluto sentire altre spiegazioni. E sinceramente subito mi hanno detto cosa volevo.
E io ovviamente mi sono fatta rimborsare perché non volevo di nuovo un altro ombretto con la paura che si poteva rompere come gli altri. E quindi non l'ho preso. Niente, questo è tutto per quanto riguarda. Questo è tutto per quanto riguarda Sephora. Ditemi cosa ne pensate, se avete utilizzato questi prodotti, se avete qualche matita particolare che mi volete consigliare. E niente, che dirvi di più, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. Se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!